dopo aver ascoltato le considerazioni del nostro direttore di Sport per S24 Stefano Ghezzi, non poteva mancare un altro compagno di viaggio di Gazzetta Biancoceleste come consuetudine, Antonio Mastrobuono. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Antonio, la Lazio ottiene questa qualificazione in Champions League meritatissima, con tanti ostacoli e tante difficoltà, e quindi in campionato possiamo dire che Sarri ha compiuto un autentico capolavoro, avendo a mio giudizio a disposizione 13 uomini di un certo tipo, voglio dire, di peso tecnico, nonostante le difficoltà in una stagione difficile che hanno avuto i migliori, ovvero Ciro Immobile e lo stesso Milinkovic, che dal ritorno dei mondiali non ha reso certamente secondo le aspettative. Subito un tuo primo pensiero nel merito. Ma guarda, per quanto riguarda la situazione di questa qualificazione, io terrei a sottolineare che questa è stata una qualificazione importante, ma perché è stata ottenuta sul campo, non come alcuni media hanno voluto lasciare intendere, grazie alla situazione della penalizzazione della Juventus o altre situazioni. La Lazio ha meritato, e ha meritato quello che ci dicevamo a inizio stagione, l'impossibile, perché con una rosa così ristretta ipotizzare a inizio campionato una qualificazione, addirittura c'è la possibilità di ottenerla come secondi in classifica, credo che sia un risultato straordinario, come dicevi te, un capolavoro da parte del mister Sarri, e hai fatto bene a sottolineare che in campionato veramente la Lazio quest'anno si è superata, insomma. Oh, Antonio, per quanto riguarda invece questo aspetto dello Stadio Olimpico, oggi c'è l'Olimpico delle grandissime occasioni che da tempo non si vedeva in casa Lazio. Da questa mattina ci siamo sentiti anche in privato, caro Antonio, tanti bambini, tante famiglie, ma soprattutto tanta lazialità in prospettiva che accompagnerà il club più antico della capitale. Si festeggeranno dei momenti straordinari, il decennale di una Coppa Italia che resterà scritta per sempre in questa città, perché è il derby più importante in assoluto, ma anche il saluto e l'omaggio a Stefano Radu. Assolutamente, il derby più importante si festeggerà, ma non perché lo diciamo noi, ma perché è stato detto proprio da chi quel derby l'ha perso, che l'aveva paragonata a una finale di Champions League. Per una città come Roma, che vive di derby, io penso che è assolutamente importante sottolineare che è stata una delle pagine più importanti della storia della Lazio. Riguardo il discorso del pubblico, mi preme sottolineare che, e lo diceva poc'anzi anche appunto il direttore Ghezzi, si tratta non dei sold out che siamo soliti vedere con biglietti trovati nei cassetti degli alberghi oppure in seguito a donazioni di sangue, come abbiamo avuto modo di vedere, con prezzi stracciati, con mini abbonamenti da 15-20 euro. Questo è un tutto esaurito, un vero sold out. Diciamo, mi piace sottolineare che sia un tutto esaurito genuino, anche se c'è una vena melanconica, perché obiettivamente questo dimostra che i tifosi della Lazio ci sono e che quindi ci piacerebbe vedere questo stadio un pochino più di frequente, diciamo, abbellito dalla sua meravigliosa gente. Possiamo aggiungere però, tra le altre cose, che in questa stagione, fin dall'inizio estivo, in quel di Oronzo Di Cadore, correggimi se sbaglio Antonio, ho visto una grande partecipazione in trasferta e in casa. Assolutamente, soprattutto voglio dire, in trasferta, come dicevi te, abbiamo veramente fatto quasi sempre esaurire i posti disponibili che erano stati messi dalle società ospitanti. È chiaro che all'Olimpico ci sono state delle partite con diciamo pubblico, non delle grandissime occasioni, però mi preme sottolineare che il pubblico della Lazio c'è, esiste. Se oggi siamo qui a parlare di 64.000 persone presenti, con una grande pressione fatta dalla società anche agli organi competenti per l'apertura di questo spicchio destinato al settore ospiti, credo che questo rappresenti una risorsa infinita in prospettiva, dove la società non può che non considerare. Assolutamente, il bacino c'è, bisogna cercare di tenerlo caldo, ecco, questo è. Non ci sono dubbi. Noi ringraziamo per questa stagione anche Antonio Mastrobuono, che sempre in maniera cortese, squisita e amichevole si è prestato nei confronti di tutta Gazzetta Biancoceleste. Ti diamo appuntamento ai prossimi impegni
della nostra Lazio, certo, sperando sempre, ecco, di avere più soddisfazioni possibili. Grazie a voi, Antonio. Grazie a voi.